Facciamo adesso un piccolo passo indietro, al 1913, anno in cui la genovese Lida Borelli, prima donna del teatro italiano, debutta sullo schermo con «Ma l'amor mio non muore». È con questo film che nasce e si impone il mito della donna tentatrice e fatale, che tanto successo avrebbe riscosso, almeno fino al 1920, prendendo il nome di borellismo. Più moderna, forse, è Francesca Bertini, che a partire dal 1915, l'anno di Assunta Spina, contende alla Borelli i favori e gli isterismi del pubblico italiano. Il fascino esercitato sulla gente dalle due dive cresce in quegli anni di pari passo con il loro potere contrattuale. Ogni nuovo film è preceduto da formidabili battage pubblicitari che alimentano la fremente attesa del pubblico.